Buongiorno a tutti, grande, grande giornata come una finale e dunque occhiale scaramantico vecchia versione, la maglia di quel signore lì sempre appesa, maglia Zing Zang, lo stemma e come possono mancare le figurine del nipotino di Lukaku e di Handanovic, tutti i nostri rituali per una partita che vale come una finale decisiva perché dopo il passo falso col Borussia non si può perdere altri punti per strada a Kiev, aria di Champions, aria che ricorda il triplete, anche la Gazzetta mi ha copiato un po' il servizio di ieri andando a ripercorrere quella rimonta che rimane nel cuore di tutti i tifosi nerazzurri. Milito, minuto 88, Sneijder 91 e una Champions raddrizzata da eliminati a qualificati nel girone prima di quella cavalcata trionfale con Mourinho in panchina che avrebbe poi portato alla vittoria di Madrid. Sono passati 11 lunghi anni senza trofei, sono passati tanti allenatori, giocatori e adesso l'Inter deve cercare di alzare l'asticella, di qualificarsi agli ottavi di finale dopo due eliminazioni consecutive alla fase a gironi, anche perché come ha sottolineato ieri Conte in conferenza stampa, Lukaku e Lautaro possono ancora crescere esponenzialmente, però servono delle vittorie importanti, dei trofei per diventare bomber a tutti gli effetti a livello planetario. Tè caldo pronto, possiamo quindi avvicinarci a una partita così fondamentale per l'Inter e per il futuro nerazzurro in attesa che vengano comunicati i conti ufficiali della società dopo il CDA che si terrà oggi, l'assemblea dei soci entro fine novembre, CDA con Suning collegata via telematica, così anche con queste modalità si svolgerà l'assemblea dei soci entro il 27 di novembre. Si dovrebbe arrivare a un rosso causa Covid e anche l'importante campagna acquisti di un anno fa di 120-130 milioni. Intanto l'Inter ha ricordato le modalità per avere rimborsi degli abbonamenti entro il 30 di ottobre, quindi mi raccomando fatelo se non l'avete ancora fatto, se no poi scadrà la possibilità di avere indietro qualcosa per le 7 partite che non si sono giocate. Ho già visto qualche vostra domanda, come mai questo rosso così pesante? Sicuramente mancati incassi da stadio, e fate un attimo i conti, 7 partite, di solito l'incasso era di 2 milioni di media, già avete un 15 milioni più qualche sponsor, qualche mancato sponsor che si è tirato indietro per la situazione, la crisi finanziaria a livello globale, si parla di una quarantina di milioni e il gioco è fatto, nonostante comunque l'importante cessione di Icardi per 50 milioni più 8 di bonus. Dicevamo, già una finale per l'Inter che deve a tutti i costi vincere a Kiev contro lo Shakhtar, non si deve far ingannare dalla partita del 17 agosto. Una storia a sé contro una squadra che era ormai ferma da mesi, con un Inter che invece era nel pieno, in forma straordinaria, ormai abituata a giocare ogni 3 giorni, esaltata quello che stava riuscendo a fare in Germania. Una partita perfetta, l'ha definita così Conte, e non deve ingannare perché lo Shakhtar ha vinto a Madrid, è tutta un'altra storia quella di oggi. Appuntamento ore 18 live su Twitch, Marco Barzaghi 5 con le formazioni e una live per affrontare tutte le questioni. Vedremo se avremo già anche il dato ufficiale del
CDA nerazzurro, tutto molto importante. Quindi iscrivetevi, scaricate Twitch e cominciamo anche a fare delle considerazioni tutti insieme. Queste live che abbiamo iniziato da qualche giorno per proprio discutere insieme di cose nerazzurre e non solo. Ieri sera abbiamo già affrontato il tema VAR che ormai sembra sparito, non funziona più o funziona solo per togliere all'Inter. Mi ero dimenticato anche il fallo di mano da. Quasi dal limite dell'area di Parolo con la Lazio nell'elenco degli episodi dubbi non fischiati a favore dell'Inter in questa stagione. Inter che comunque non si sta facendo sentire per un profilo basso, ma anche per rispetto, insomma, di tutta la situazione. Fare polemiche per gli arbitraggi è un po', diciamo, un po' indelicato, però bisogna anche sottolineare gli episodi, così come vorrei sottolineare le parole di Lautaro che non mi sono piaciute. Non mi sto riferendo alla questione sfogo di Genova, che ha spiegato appunto facendo capire che ce l'aveva con se stesso perché non riusciva. Dopo una prestazione negativa, ma la risposta sul suo futuro, non so cosa accadrà domani, non mi è piaciuta. Insomma, avrebbe potuto dire altre cose, come aveva fatto anche con l'intervista a Repubblica un paio di mesi fa. Il suo futuro lo immagina all'Inter, aveva risposto così: qui sono felice, casa mia, Conte mi aiuta a migliorare, si fida di me, io mi sento sicuro. E poi ancora Lautaro aveva detto: sto crescendo, sto facendo il bene dell'Inter, per me è la cosa più importante. Insomma, l'Inter è casa mia e qui sono felice. Adesso invece ha detto che non sa cosa accadrà domani e insomma, lasciando un bel po' di dubbi su quello che potrà accadere da qui a fine stagione, e anche non per caso in Spagna sono tornati alla carica il mitico Sport sul suo futuro, di nuovo in bilico con quelle dichiarazioni che potevano essere anche dette in modo differente. Le andiamo a leggere nel dettaglio. Sono felice all'Inter e lavoro per fare vincere, ma domani non so cosa potrà succedere. Non il massimo, anche prima di una partita così importante. Sul piatto c'è sempre la questione rinnovo di contratto. Marotta ha detto che al momento non è una priorità, perché il giocatore guadagna 3 milioni e mezzo dopo l'avvio sprint e veramente importante con 3 gol nelle prime 3 gare, 3 senza segnare sono un campanello d'allarme, giusto subito rispondere sul campo cercando una prova come quella di agosto con una doppietta allo Shakhtar che sarebbe molto importante. Poi vedremo quello che accadrà anche sul mercato con novità che potrebbero esserci anche sul fronte Eriksen, oggi di nuovo in panchina, tra poco anche la formazione, però mi parlano di contatti frequenti tra intermediari e la dirigenza nerazzurra per cercare una sistemazione già a gennaio per Eriksen, che però al momento rimane prigioniero di quei quasi 10 milioni di ingaggio netti a stagione. All'estero non hanno i benefici fiscali del rientro crescita e dunque dovrebbero poi dargliene lordi molti di più, e per questo è difficile che l'Inter riesca a trovare una soluzione, ma ci si sta provando, anche perché insomma poco convince e anche il giocatore mi sembra abbastanza demotivato. Ogni volta gioca senza picchi, facendo il suo compitino, e non si vede il top player apprezzato da tutti con la maglia del Tottenham.
rientri importanti di formazione, De Vrij a guidare la difesa, anche se Ranocchia aveva fatto molto bene a Genova, davanti ad Handanovic, D'Ambrosio e Bastoni a completare il reparto difensivo, Hakimi ritorna al primo minuto con Vidale, Barella e Brozovic a centrocampo, Barella a fare insomma questo trequartista tipico come ha fatto anche a Genova, e poi a sinistra potrebbe rivedersi Young, almeno tutti i giornali lo danno in formazione titolare. A me sembra un po' difficile che dopo tutta questa inattività in una partita così importante Conte lo metta subito dal primo minuto. Ok, l'esperienza, però ci vuole anche la condizione, anche perché Dodò e Tete sono dei clienti veloci e potrebbero veramente mettere in difficoltà su quella fascia. Starei molto attento, più che a Perisic c'è l'opzione Darmian a sinistra che non ha deluso a Genova. Questa la formazione con naturalmente Lukaku e Lautaro Martinez in attacco, Lukaku a segno da 9 gare di fila in Europa, vuole allungare la sua striscia, puntare al record di 11 di Cristiano Ronaldo, anche se poi dopo lo Shakhtar ci saranno già subito settimana prossima la prima delle due sfide contro il Real Madrid a Madrid, e lì si vedrà anche la crescita del giocatore, se è pronto a essere top in tutti i sensi a 360 gradi. Aveva segnato Lukaku contro il Barcellona a San Siro, però naturalmente gli si chiede sempre di più in quelle partite decisive come può essere quella di stasera. A chi lo critica, a chi dice che non segna nelle partite importanti, comunque quest'anno ha già segnato contro il Milan e contro il Borussia Mönchengladbach all'esordio di Champions, una doppietta importantissima, media pazzesca di 0.72 gol a partita, 41 in 57 gare, e sono 5 su 5 in campionato, se prendiamo anche la Coppa, 7 gol in 6 partite, insomma una media importantissima, pesantissima, quello che ci vuole per provare ad andare avanti. Ditemi la vostra sulle dichiarazioni di Lautaro, sulla possibilità di cedere Eriksen a gennaio, scambiarlo, avevano detto Isco o Marcelo con il Real, oppure qualcosa col Bayern Monaco si potrebbe studiare. Stiamo a vedere, vi chiedo il vostro parere, hashtag angolo della posta su Twitch alle 18, parleremo anche di questo, oltre che della formazione ufficiale, non appena sarà disponibile, o le mie fonti mi informeranno di chi gioca, chi non gioca. Aspettiamo questa partita così importante, adesso lo spazio ai vostri messaggi e alle discussioni che mi proponete con l'hashtag solito che vi ho appena ricordato, adesso li vado a recuperare e andiamo poi a parlare insieme. Sarà una mia impressione, ma a me pare che sistematicamente tutte le volte che l'Inter diventa pericolosa iniziano le sviste arbitrali. Roberto Barzè ci scrive così: non credo ai complotti, però gli episodi iniziano a essere diversi, giusto che qualcuno si faccia sentire e che si sottolinei, come stiamo facendo su questo canale, la serie di situazioni. Per Mario Loriso ci chiede se non potrebbe far caso all'Inter uno svincolato come Daniel Sturridge. Qualcun altro mi ha chiesto di Mandzukic, mi sembrano però ormai giocatori sul viale del tramonto, andrei a prendere qualcuno a gennaio più in palla, non fermo da così tanto tempo, e che possa dare un contributo importante. Io ho sempre il mio cruccio Balotelli, ve la butto lì, nonostante tutto quello che si possa dire su di lui, però cresciuto anche nel settore giovanile dell'Inter, a gettone, con una giusta preparazione e motivazione, per me potrebbe ancora fare e dare qualcosa. È veramente un peccato come si è buttato via, ve lo ricorderete, come è cresciuto nel settore giovanile dell'Inter, come ha stupito tutti nei suoi primi incontri da titolare con Mancini,
e poi la debacle piano piano da Manchester in poi non è più stato così importante come poteva far sembrare la sua carriera, i suoi inizi. Un vero peccato con quella maglia buttata che ancora in tanti non hanno dimenticato dopo in quel Inter Barcellona. Scusate, Lautaro è caliente, uno sfogo di un ragazzo giovane che dà sempre tutto e non parla mai fuori luogo. Grande toro uno di noi, Massimo Lelli, però vi ho detto non mi è piaciuto quel dire domani non so cosa accadrà, come per lasciare dei dubbi sul suo futuro. Era meglio non dirlo proprio e sottolineare solo come l'Inter sia casa sua e rimanere concentrato su questa stagione, su quello che si deve fare, non lasciando ombre o spazi. Silent Lyrics, a me è piaciuto il gesto di Lautaro, forse perché è il mio giocatore preferito, non lo so, però mi ha fatto vedere quanto ci tiene a fare bene. È un'interpretazione, io non darei spazio a possibili polemiche, come vi dicevo anche per le sue dichiarazioni, e avrei evitato una reazione così focosa e violenta, anche perché l'Inter stava vincendo tranquillamente, quindi anche se non ha segnato, pazienza, ci saranno altre occasioni per permettergli di essere protagonista e di continuare. La stagione è iniziata molto bene con il Borussia, anche quel palo da Cineteca. Non direi che sia un giocatore in crisi, quindi deve stare solo tranquillo per tutto quello che può essere in questa stagione, in cui deve essere ancora più determinante e decisivo. Giuseppe Di Maio ci scrive: abituiamoci che quest'anno avremo spesso arbitraggi così, dalle parti della Mola ne avranno più bisogno date le difficoltà. Poi Marco Zorro, grazie Marco della risposta. Gervinho come quarta punta piaceva anche a me, soprattutto per la sua velocità. Continua a sostenere che disporre di un quarto attaccante affidabile. Pinamonti lo ritengo ancora acerbo, sia la prima necessità per il mercato di gennaio, finanze Covid permettendo. Negli altri ruoli, bene o male, siamo numericamente coperti. Rimane quel mediano di muscoli che vorrebbe Conte e anche l'esterno sinistro. Stiamo a vedere se anche vista la crisi, con effetti molto negativi su Suning, si parla di una perdita di un 30% del patrimonio, quindi anche situazione preoccupante per tutti, ma anche per diciamo, la proprietà cinese. Vedremo come si uscirà, se si riuscirà a uscire da questa crisi maledetta, questa pandemia che non ci lascia tregua. Marco Fabriciani, ciao Marco, hai detto che dopo il consiglio dei soci si registrerà probabilmente un passivo di 150 milioni, bisogna preoccuparsi? Non credo, non bisogna preoccuparsi, però come vi dicevo prima, penso che alla fine sarà qualcosa meno, saranno 130 milioni circa, però la situazione la sapete meglio di me e la viviamo tutti, la crisi e gli effetti di questa pandemia, purtroppo si fanno sentire a ogni latitudine, a ogni livello. Lorenzo Rispoli, come sempre presente, ci scrive: appena ripenso a Kiev mi emoziono, e penso che sia per tutti. Gli arbitraggi non mi convincono, Benevento, Lazio, Milan e Genova, così non va fatto bene. Non vedo lo stesso metodo di giudizio verso le altre squadre. L'Inter è sempre criticata da alcuni giornalisti, è un po' una cosa che succede da tempo con l'Inter, non ci sono mai sconti, bisogna sempre calcare la mano e lo stesso non si fa con altre squadre che abbiamo visto in grande difficoltà, che non riescono a vincere in questo campionato. Cavied ci scrive: per me è normale che un ragazzo ambizioso e che in ogni partito allenamento ci mette l'anima si sfoghi in quel modo. Fosse stato contro i compagni per la sostituzione avrei capito, ma credo che ce l'avesse con se stesso. Questo mi fa pensare che il suo essere serio e poco sorridente in campo sia dovuto alla voglia che ha costantemente di migliorarsi, ad avercene di giocatori come Lautaro. Questo sicuramente, però, appunto, come vi ho detto, la mia convinzione è che eviterei questi sfoghi
così marcati in pubblico, anche perché alla fine non è che fosse successo niente, non l'aveva fatto quando ha sbagliato il rigore, che poi è costato lo scudetto con il Bologna, e non vedo perché adesso debba avere una reazione di quel tipo, nervosismo un po' troppo elevato in una partita che l'Inter aveva già vinto. Giulio, Iannazzo, caro Big Marco, spesso si accostano all'Inter diversi nomi di attaccanti, alcuni davvero forti, tipo Agüero, ma in me la domanda sorge spontanea. Con uno come Agüero, con che modulo giocherebbe Conte? Perché la Lula deve restare, grazie forza Inter, ma penso che Agüero sarebbe un'alternativa a Lautaro o anche a Sanchez, a 33 anni, in scadenza di contratto con l'agente che ha detto che presto prenderà la sua decisione, che l'Inter e l'Italia sono mete gradite. Stiamo a vedere, però devo dire che tutto sarà anche dipendente dalla crisi e da come riuscirà a uscirne l'Inter e Suning da questo momento così complicato. Andiamo adesso a leggere la nostra rassegna stampa, cominciamo come sempre da Sport Mediaset. Eccoci qui, ore 13 Italia 1, mi raccomando, appuntamento da non perdere. Giacomelli, disastro a San Siro, il web insorge, hanno chiuso il VAR, e un po' quello che abbiamo detto subito. Kolarov per Perisic e Hakimi dal primo, formazioni di Champions differenti rispetto ai giornali. Poi Kroos, voglio chiudere la carriera al Real. Ieri è uscita la notizia che ci terrei a smentire, che il Real vorrebbe riprendersi Hakimi e offrirebbe in cambio Kroos, con tutta la stima per Kroos, però Hakimi penso che l'Inter non lo venderà, ma neanche se arrivasse un'offerta di quelle irrinunciabili per tanti anni, potrà essere decisivo e determinante con la sua velocità. Conte, dobbiamo fare la gara, non voglio passività. Lula può crescere ancora tanto. Poi oggi sono felice all'Inter, domani non so, a Genova arrabbiato con me stesso, parla anche Lautaro insieme a Conte. Le sue parole, andiamo all'interno dei giornali, in edicola, cominciamo come sempre dalla Gazzetta, in prima pagina. Lo stop del Milan che permette all'Inter di riavvicinarsi a soli 3 punti dalla vetta, e poi la partita fondamentale, la finale che aspetta i nerazzurri questa sera alle ore 18:55 a Kiev, ricordando i tempi del triplete con quell'aria russa che fa sempre, che ha fatto bene in passato ai nerazzurri. Inter è già un eurobivio, Conte si affida Super Lukaku, ora aggrediamo la Coppa. Milalt, a San Siro una serata ricca di colpi di scena, 3-3, la Roma rimonta 3 volte, niente fuga rossonera, arbitro e VAR disastrosi. Poi la Juve in taglio basso, si scopre CR7 dipendente, Milan 3 volte al comando, la Roma risponde ma l'arbitro e il VAR sbagliano tutto, diavolo, niente fuga, cattiva gestione anche sui cartellini per Giacomelli, che è stato massacrato a ragione per tutti gli errori che ha commesso, ma anche il VAR che non è mai intervenuto a segnalargli i 2 rigori inesistenti che ha fischiato. Scatta l'allarme, poi in casa rossonera anche Donnarumma e Auge positivi, fuori in Europa e contro l'Udinese, mentre l'Inter si affida al suo gigante, c'è Romelu Gol per addrizzare la Champions, ci sono i bomber, una classifica di bomber di questa stagione. Abbiamo con 13 in testa Haaland, 12 Lewandowski, poi Calvert-Lewin, l'attaccante di Ancelotti dell'Everton, con 11 e Romelu Lukaku che ha segnato 10 gol come Kane e Son del Tottenham, comprensivi dei gol realizzati con la sua nazionale. Kiev viene ricordata, come abbiamo fatto nel servizio che spero un bel po' di voi abbiate visto, con quelle emozioni dei tempi del triplete, Kiev crocevia come ai tempi del triplete, risollevarsi quando il baratro sembra ormai inevitabile, lo sport è pieno di sliding doors che hanno cambiato la storia, dalla cenere all'altare in pochi secondi, quella dell'Inter ha più di un momento thrilling, uno forse il più importante, è andato in scena proprio a Kiev nella stagione 2009-2010.
È un bel ricordo, però chiaramente l'Inter non si presenta spalle al muro come in quella situazione. Certo è che non può perdere altri punti perché sennò la corsa con le prossime due gare di Madrid all'orizzonte diventerebbe già proibitiva. Bisognerà raddrizzare la rotta in Champions così come è stato fatto in campionato, appoggiandosi su Lukaku e Lautaro, senza neanche accorgersene l'Inter si è infilato in un insidioso orrovivio. In una botola tra le strade di Kiev, di là una via comoda per attraversare senza ansia il girone di Champions. Antonio Conte non vuole ripetere i vecchi inciampi. Non è più concesso sbagliare strada. Oggi può usare il solito ariete belga per buttare giù il muro dello Shakhtar, molto più alto rispetto a quanto farebbe pensare la cinquina di 2 mesi fa. Dal massacro della semifinale di Europa League, molto è cambiato perfino l'impatto che Romelu Lukaku ha su questa Inter. Se prima era grande, adesso è enorme in ogni momento della partita, i più tranquilli ma pure i più delicati, i nerazzurri sembrano appoggiarsi su quelle spalle larghissime di quel signore lì con la maglia numero 9. È uno schema studiato nel laboratorio del tecnico, ma anche un riflesso condizionato. La squadra istintivamente cerca sicurezze e le trova sempre là, alla stazione numero 9. Big Rom per il momento non conosce fatica. Le responsabilità, ma pure il corpo a corpo da wrestling con i poveri difensori non lo spaventano, anzi lo esaltano. L'inizio di stagione del Gigante è stata una prova di eccellenza in tutte le materie, in tutti gli stadi, in pagella c'è un rotondo 10, come le reti seminate qua e là. Lukaku ha iniziato a dominare in Italia, poi ha proseguito l'abitudine nella Nations League col suo Belgio, senza arretrare nel debutto di Champions. Alla fine dei conti, 9 partite, l'ha messa dentro appunto 10 volte. Solo all'Olimpico contro la Lazio nell'amichevole nazionale in Danimarca si è preso un turno di riposo, comprensibile e umano, però c'è sempre chi lo critica. Ma in compenso, Romelu ha messo nel pallottoliere un tris di doppiette, l'ultima proprio mercoledì scorso nella sfida sfortunata contro il Borussia Mönchengladbach. Quella sera è diventata virale tra i tifosi la foto del belga con le manoni in faccia, paralizzato dalla disillusione mentre aspettava l'intervista a bordo campo. Semmai ce ne fosse stato bisogno, l'immagine del guerriero dolente mai sazio ha rapito i cuori nerazzurri. Ora a Kiev Romelu cerca la lode per allungare questo stato di grazia permanente e risolvere un bel po' di problemi alla sua Inter. La vittoria in attesa degli ucraini contro il Real, sommata al pareggio di San Siro contro i tedeschi, ha complicato i piani. I nerazzurri non sono ancora a spalle al muro, ma potrebbero trovarsi in una posizione assai scomoda. Una non vittoria contro lo Shakhtar trasformerebbe i prossimi turni nella solita risalita angosciante, proprio quello che Conte voleva evitare dall'inizio: restare fino alla fine padroni del proprio destino e la vera ambizione nerazzurra per questo girone di coppa. Anche Romelu ha i suoi piccoli grandi obiettivi personali, all'orizzonte un gol alla volta sta scalando le gerarchie nella considerazione internazionale, vuole avvicinarsi alle superstar del ruolo in Germania, l'eterno Lewandowski, il rampante Haaland. Poi Kane procede a braccetto con lui, per questo la Champions resta l'unico teatro credibile per confermare un rinnovato status europeo. Per Conte però solo con un trofeo sbaciucchiato in maglia nerazzurra, il belga potrebbe crescere definitivamente e ulteriormente. Andiamo a leggere ancora la Gazzetta con le parole poi di Antonio, che indica la strada, aggrediamo l'Europa, il tecnico sarà un girone molto equilibrato, la vittoria dello Shakhtar a Madrid ha un po' riequilibrato tutti e creato più difficoltà alla fine di quello che potrebbe essere, vedremo, insomma, ce la si gioca con tutti. Kiev capitale di ricordi magici per i nerazzurri, ma qui stasera l'Inter è chiamata ad aggiornare i libri di storia, c'è un posto nell'Europa che conta da puntare, un unico risultato da seguire, lo impongono la classifica, la differenza di qualità e soprattutto le ambizioni di Antonio Conte, ed è su questo concetto che il tecnico spinge per tirare fuori il meglio stasera. Penso che l'Inter si stia pian piano riconquistando una dimensione anche a livello europeo. Aver fatto un percorso bello come l'anno scorso ha portato più esperienza in tutti quanti, bisogna continuare sulla mentalità, la voglia di fare la partita, di difendere in avanti, questa è la strada giusta. Già l'Europa League, quella splendida cavalcata in Germania di 2 mesi fa in cui l'Inter in semifinale ha preso a schiaffi lo Shakhtar, un precedente pericoloso per la facilità della vittoria, stavolta sarà tutta un'altra storia, Conte lo sa bene, non si possono fare paragoni, ha detto, perché in quella partita abbiamo sfiorato la perfezione in fase di possesso e non possesso, ha detto il tecnico, sarà importante
ripetere una gara molto attenta, perché per me appunto lo Shakhtar è una squadra forte, veloce, tanti brasiliani bravi tatticamente nel palleggio. Non si fanno per caso 3 gol al Real, questo ha cambiato un po' la classifica. Prevedo un girone equilibrato fino alla fine, dovremo essere bravi a starci dentro e provare a superare il turno. C'è da dare un segnale all'Europa, allora il discorso vale sia per Conte sia per l'Inter. Il tecnico in Champions non ha mai vissuto cavalcate esaltanti, ma quest'Inter ha la qualità per provare a entrare nei migliori 16, forse anche il dovere di farlo. Conte sembra sereno, sorride in conferenza, quasi a stemperare quel filo di tensione che inevitabilmente c'è, ha fiducia nella sua squadra, che finalmente presenterà in campo contemporaneamente i due esterni titolari, quelli richiesti a gran voce da Conte per mettere le ali al suo progetto tattico e dunque freno all'emergenza. Le notizie positive della negatività di Gagliardini e Radu, Skriniar che dovrebbe ritornare in Italia, poi le ombre su Sensi, un altro risentimento muscolare alla coscia sinistra, Lukaku e Lautaro con Barella trequartista, Hakimi e Young sugli esterni, Brozovic, Vidal in mezzo al campo, poi D'Ambrosio, De Vrij, bastoni davanti ad Handanovic, la formazione della Gazzetta. Andiamo a leggerci anche velocemente il Corriere dello Sport. Acceleriamo perché siamo verso la fine del video. Giacomelli bomber, il titolo che massacra l'arbitraggio di ieri sera, poi Conte è già uno spareggio per le cose di casa Inter. Andiamo subito all'interno. Conte, l'Inter sa come fare, nerazzurri a caccia della svolta europea, stasera Kiev non possono sbagliare, avere sempre la mentalità di comandare la partita, aggredire, difendere alto, questa è la strada giusta, bisogna insistere. Poi ancora altre sue dichiarazioni, nessun paragone con l'ultimo 5-0, sarà importante avere la stessa attenzione, lo Shakhtar è una realtà consolidata, non si fanno 3 gol a caso al Real. Radu e Gagliardini ok, ma Sensi è costretto a fermarsi, mentre oggi il CDA del club, in cui verrà certificato il risultato per l'esercizio chiuso lo scorso 30 giugno, che registrerà una perdita di poco superiore ai 100 milioni, domani invece ci sarà il CDA di Inter Media & Co, l'assemblea per l'approvazione del bilancio, infine come previsto slittata a novembre, non oltre il 27. Stessa formazione della Gazzetta per il Corriere dello Sport, tutti danno Young titolare dal primo minuto, vietato sbagliare, volendo sintetizzare significa che stasera l'Inter non può permettersi di perdere contro lo Shakhtar Donetsk, ma deve cercare di vincere. Poi Lautaro alla Champions per riprendersi la scena, l'argentino è partito forte, ora fatica ad emergere, Lukaku invece non perde un colpo ed è decisivo. Andiamo anche a Tutto Sport prima dei saluti, vediamo se ce la facciamo a andare a vedere la pagina dedicata all'Inter, se si apre, se no vi saluto. In prima pagina l'arbitraggio scandaloso di ieri sera, frenata Milan, tampone Juve in attesa di sapere cosa accadrà, poi per Conte una sfida che vale già una finale, appuntamento alle 13:18.